Buongiorno a tutti. Partenza anticipata per, e conferenza stampa anticipata per la partenza per Cagliari che avverrà domani. Il mister è pronto a rispondere alle vostre domande. Chi comincia? Renzo Andropoli, Quotidiano. Buongiorno mister, buona vigilia e soprattutto buon Santo Stefano, che è la cosa migliore. Avrà studiato questo Cagliari dell'era Liberani, adesso c'è questa nuova guida tecnica, si aspetta qualcosa di diverso, di cambiato, come l'affronterà? Faccio fatica a rispondere, nel senso è chiaro che ci abbiamo pensato, abbiamo studiato quello che hanno fatto fino ad oggi. Il dubbio che possano cambiare qualcosa ci può essere, perché comunque al di là della presenza o meno in panchina, comunque l'allenatore è stato scelto, quindi questo dubbio ci può essere. È una cosa che mi preoccupa relativamente questo, nel senso che abbiamo dimostrato sul campo che il nostro problema non è affrontare più o meno bene sotto aspetto tattico gli avversari, ma è una questione di mentalità. Quindi al di là di quello che farà il Cagliari, noi dovremmo avere una mentalità più martello ancora questo concetto, più cinico, dobbiamo essere molto più cinici. Noi abbiamo un rapporto occasioni create e occasioni concesse troppo sballati. Questa proporzione deve assolutamente cambiare, dobbiamo diventare più pragmatici nelle aree di rigore, più cinici nel fare gol, e anche se non basta concedere solo tre palle gol, due palle gol per non pigliare gol, dobbiamo provare a concederne anche meno. E in questo momento è così e dobbiamo assolutamente cambiare mentalità rispetto al risultato, che è l'unica cosa che conta. Walter Leone. Buongiorno mister. Buongiorno. E intanto mi riallaccio proprio a quello che ha detto lei poco fa. Ci dobbiamo aspettare un Cosenza magari che proverà a concedere di meno, oppure come è stato fino ad oggi un Cosenza che comunque ci proverà? Poi quello che accadrà nell'area di rigore del Cagliari non lo possiamo ovviamente prevedere. E poi le chiedo le condizioni, soprattutto visto che Florenzi si stava allenando, giusto per capire com'è la situazione. Allora, per quanto riguarda l'atteggiamento tattico, non può scostarsi molto dalle ultime prestazioni, perché comunque non è questione di baricentro. Se fosse una questione di baricentro potremmo cambiarlo, ma se è una questione che noi abbiamo la palla in mano, è una rimessa laterale 7 contro 3 a vantaggio nostro, subiamo gol, è una questione di mentalità, non è di baricentro. Quindi a Cagliari andremo con lo stesso principio, ma deve cambiare la mentalità. Non è un problema di baricentro, perché noi dopo riconcediamo una situazione al 90esimo dopo aver mancato tre volte il pareggio in maniera clamorosa. Quindi se levo il terzo gol, che è una situazione chiaramente estrema, che avevamo provato ad andare tutti avanti per giocarci un'ultima chance, anche il secondo gol, ve lo ribadisco, 3 contro 7. Quindi non è una questione di baricentro. Il nostro baricentro secondo me funziona, siamo equilibrati, siamo logici nel gioco, ma torno a sottolineare la cosa più importante, mentalità, conta solo il risultato, e quindi conta essere cattivi quando si deve e determinati quando si deve. Florenzi, sapete tutti, ha avuto quel problemino, ma stamattina si è allenato, quindi salvo imprevisti dovrebbe essere preconvocato. Nel senso che l'allenamento di oggi è andato molto bene, regolare. Franco Segreto. Buongiorno mister, intanto auguri per il Natale. E volevo chiederle questo, visto e ho sentito che lei ha parlato di mentalità, però quando lei è arrivato il Cosenza era in zona play-out. Aveva il Benevento con un punto in meno, aveva altre squadre con dei punti in meno, il Pisa ne ha presi 15, il Benevento ne ha presi 12. Lei pensa che sia solo una questione di mentalità, o è, diciamo, il gruppo che non ha recepito i suoi dettami tecnico-tattici, o la squadra, per quanto mi riguarda, non ha la qualità giusta per affrontare questo campionato di B che è abbastanza forte e pesante? Allora, partendo dal presupposto dei risultati e quindi dei punti, questo è un dato oggettivo ed è chiaro che è giusto sottolinearlo. Per quanto riguarda recepire i principi, credo che le prestazioni abbiano detto che i principi sono molto recepiti, perché le prestazioni sono giuste, anzi, le dico la verità, noi facciamo troppo dentro una partita, perché le squadre che giocano contro noi fanno molto meno, quindi è solo una questione di mentalità, perché sennò le statistiche sarebbero diverse. Invece la squadra che fa quello che deve fare, in possesso, in non possesso, e come dice lei alla fine, che la classifica è quello, se vogliamo cambiare il conto finale è una questione di scelte,
di mentalità, di determinazione legato alla scelta corretta in situazioni più importanti. Questo sono assolutamente convinto. Piergiorgio Giorno. Sì, mister, innanzitutto auguri di Buon Natale. Poi, analizzando purtroppo i freddi numeri, siamo al giro di boa. Il Cosenza c'è 17 punti, manca una partita. Insomma, la media parla di 34-35 punti finali, che difficilmente si può raggiungere con questa somma, anche un play-out. Sì, l'abbiamo raggiunta, però quest'anno credo che la qualità delle altre squadre sia leggermente superiore. Io le voglio chiedere come si fa a migliorare questi numeri, e poi lei ha sempre parlato di differenza tra area e area, cioè io non parlo solo di attacco ma anche di difesa, e purtroppo sia nella gestione di Onigi che nella sua la differenza l'hanno fatta sempre gli avversari e non noi. Ma per quanto riguarda le statistiche rispondo un po' come il collega, nel senso è chiaro che l'obiettivo non può essere per forza un conto matematico la proiezione del girone di ritorno, anche perché l'obiettivo è sempre quello di migliorarsi. L'abbiamo fatto molto nella gestione della gara, e non perché alla fine mediamente i punti sono similari. Se levo Pisa, che chiaramente ho vissuto più da spettatore che altro, quindi è chiaro che c'è un problema che ci portiamo dietro dall'inizio, e credo che sia molto legato a quello che ho un pochino elencato fino ad oggi, al fatto di essere determinanti in fine di un risultato, non in fine solo di una prestazione o solo di una realizzazione di un'idea. Cioè, noi siamo qui per fare punti, i ragazzi lo fanno, lavorano, si allenano, e devo dire che sulla predisposizione al lavoro non posso dire nulla, e lo dimostrano le prestazioni, ma conta veramente poco se poi non sono rapportate dei punti. Cioè, anche le chiacchiere mie di oggi, chiaro che a me dà noia dover stare io a sottolineare le prestazioni. Probabilmente se avessimo portato a casa quei 4-5 punti che meritavamo, eravate voi oggi a raccontare quello che devo giustificare io, cioè nel senso che le prestazioni sono cresciute, le statistiche di conclusioni, di quanto creiamo, di quanto poco concediamo. Però giustamente siamo schiavi di questa benedetta classifica, comunque di questi benedetti risultati. Quindi le chiacchiere devono essere poche, dobbiamo andare a Cagliari con l'idea che è un'occasione per fare punti importanti, per migliorare quella statistica che lei dice che in questo momento ci penalizza. Pippo Gatto. Sì, salve mister. Salve. I numeri, sempre i numeri sono quelli che poi alla fine ti dicono quanto vali sul campo. I numeri dicono che rispetto all'anno scorso c'è un punto in più, però il Cosenza è penultimo e sotto è a un punto l'ultimo posto, mentre l'anno scorso il terzultimo posto era a 8 punti, c'era un gruppo di 3 squadre che al di là di questo la mentalità e soprattutto l'atteggiamento offensivo che sembra essere un po' non capisco se sono i limiti tecnici o cos'è che limita alla finalizzazione di questa squadra che non riesce ad esprimersi nonostante tutti i palloni portati in avanti. Cioè non riesce a siglare, questo dice lei. È una risposta che faccio fatica a darle, nel senso che non posso nemmeno dirle che siano dei limiti di qualità, perché noi non stiamo, parlo dell'ultima partita, noi non abbiamo fatto gol da 20 centimetri alla riga di porta, quindi non può essere una questione tecnica o qualitativa, signori. Cioè, sono situazioni talmente macro, sono errori talmente macroscopici che non può essere una questione di quelle. Probabilmente è legato alla mentalità, alla positività del momento. È chiaro che in questo momento la positività non la stiamo coltivando, nel senso sono gli episodi che poi creano. Io credo che quando poi una situazione non viene ci sia sempre un perché. Io non parlerò mai di sfortuna, di fortuna, di sfortuna, perché quando siamo stati fortunati secondo me ce lo siamo guadagnati. Quindi è chiaro che dobbiamo essere bravi noi a creare a far diventare quelle situazioni così clamorose che diceva lei nella partita di domenica in gol, in episodi felici. Questo io sono convinto che si cambia con la... Io insisto molto sulla mentalità, perché vi assicuro che anche le squadre che arrivano prima in classifica fanno tanti errori dentro le partite,
ma hanno una mentalità vincente, cioè hanno una mentalità da risultato. Non è che chi è primo fa molti meno errori di noi, io questo ve lo assicuro, vedo le partite di tutti, però sono determinanti e determinati nei momenti che contano. È questo che noi possiamo fare un grande salto di qualità in questo momento. Daniele Cianflone. Mister, in ottica calciomercato, lei ha posto delle condizioni indispensabili, cioè, mi spiego meglio, nell'immediato voglio dire, ha chiesto, voglio alla ripresa del campionato tot giocatori in tot ruoli, e se le chiedo inoltre se la partita di dopodomani può cambiare queste valutazioni, l'evoluzione, l'andamento della partita di dopodomani può cambiare queste valutazioni o se è stato già tutto definito. Ma la partita di domani può cambiare la nostra classifica, questo è la cosa che a me interessa di più. Poi per quanto riguarda il resto, cioè avete ancora una conferenza da tener botta, vi chiedo il favore di tener botta tutti insieme, focalizzati su Cagliari, e cerchiamo di farla valere per quanto valga la nostra classifica. Poi tutto il resto abbiamo le idee molto chiare, e tutti insieme. Walter Leone? No, perché poi il discorso gira e rigira è sempre quello, no? Perché è vero che lei parla di mentalità, però io sinceramente ho visto l'allenamento di ieri e anche un po' di allenamento di questa mattina. Non lo so, la squadra mi dà la sensazione come se proprio avesse questo grande limite. Vedevo delle conclusioni sulle prove che facevate. Non era nemmeno sufficienza, forse perché, come diceva lei, è che vincere aiuta a vincere, è una frase fatta nel calcio, ma sappiamo bene che funziona così, certo. Perché magari il risultato negativo poi ti complica nella giocata, ci pensi una volta in più, magari se sei libero mentalmente riesci. Ecco, probabilmente è lì che bisognerebbe, non lo so come, non abbiamo la medicina giusta, perché è il risultato poi alla fine. E poi un'altra cosa, ho notato che sia ieri che oggi Kongolo mi pare a pieno regime tornato nella squadra. Sì, questa settimana si è allenato con noi, assolutamente. Chiaro che bisogna capire più che altro la questione di condizione, che sapete tutti il percorso che ha sotto l'aspetto di minutaggio, però predisposto insomma a cercare di alzare questa condizione, poi vedremo da qui al futuro. Renzo Andropoli. Mentalità, ma si può tradurre e leggere come personalità, una cosa che forse manca a questa squadra? Ma sì, si può anche tradurre in quel modo lì, nel senso che è chiaro che io dico la verità, credo che il carisma venga innato, ok? La personalità si possa strutturare, ok? Nel senso che la personalità secondo me è figlia anche di esperienze positive, di essere abituati a uscire da certe dinamiche, essere abituati a convivere con certe difficoltà o anche a convivere col cinismo, con l'abitudine di rubare anche qualche punto, tra virgolette, verbo magari forte, però succede, voglio dire, l'Ascoli adesso ha fatto un punto, un risultato molto importante con una prestazione che probabilmente non valeva neanche un pareggio, ma non è un'accusa, anche questa è forza di un gruppo che sa portare a casa al massimo anche magari in una giornata storta. Sì, comunque è una questione che assolutamente determina i risultati, la personalità, questo io sono convinto. Grazie a tutti, auguri, buon Natale da parte del Cosenza Calcio. Grazie.